Il sindaco di Colle d'Aro, Manuele Tiberi, ha praticamente sciolto le riserve, si ricandida perché qui si vota a giugno 2024. Sì, la squadra è in corso, diciamo, di formazione, però dovremmo riconfermare la maggior parte delle persone già candidate, ovviamente con la volontà di trovare giovani e nuove risorse, i ragazzi, il nuovo, possono sempre portare delle idee diverse rispetto a quelli che hanno un po' più di esperienza. La squadra storica verrà sicuramente riconfermata, è ancora presto per chiudere tutti i discorsi. Però ovviamente ci stiamo lavorando perché maggio barra giugno, insomma, è arrivato. Sì. Le regionali possono influire sul voto delle comunali a Colle d'Aro? No, perché comunque le comunali sono sempre elezioni dove si vota la persona, quindi il discorso destra e sinistra, al netto che il sottoscritto pensa che sia quasi finito anche a livello nazionale, penso che possa incidere veramente poco. Quando governa Tiberi, ha governato, dovesse rigovernare, la bandierina chi la mette? Il centrodestra o il centrosinistra? La bandierina quando governa Tiberi la mette il centrodestra. Quello è chiaro e penso che ormai dopo 10 anni sia acclarato. Dopodiché, come per smentire invece chi dice che siamo un'amministrazione di centrodestra, come posso ribadirvi che ecco, anche noi mettiamo in campo misure sul sociale per aiutare ovviamente le fasce più deboli. Quindi, ecco, con le dare i pulmini ancora sono gratuiti, la mensa comunque ha dei costi accettabili. Tutto quello che possiamo riversare sul sociale lo facciamo, le associazioni aiutiamo chiunque, quello che deve passare, soprattutto nei piccoli comuni come il nostro, è che il discorso politico deve uscire fuori dalle mura di Colle d'Aro. Al di fuori possiamo parlare, discutere, votare. Quando stiamo sul territorio dobbiamo lavorare per il nostro territorio.